nulla sono, nulla posso, nulla so, ma come Pietro io mi getto in questo mare. Andrà in scena venerdì 10 settembre alle 20:30 all'Arena Teatro del Buon Consiglio a Torre del Greco il musical Don Vincenzo Romano, l'uprevete faticatore, dedicato al primo parroco santo d'Italia. Uno spettacolo che si rinnova con un linguaggio musicale nuovo e dinamico tra danza, teatro e canto, con musica live e musicisti in proscenio. Da un'idea di Vincenzo Nocerino, Gennaro Borriello e Don Aniello Di Luca, il nuovo format ripercorre la vita del sacerdote dall'inesauribile impeto, protagonista del suo tempo e della sua amatissima città. Siamo entusiasti, spiegano gli autori. Il musical, dedicato al nostro santo, accompagna le nostre vite da quasi 20 anni. Un cast frizzante e interscambiabile tiene banco a questa versione in piena continuità e sinergia con il gruppo storico che, sposando la programmazione generale, si avvicenderà sul palco della testimonianza di un uomo, un prete, un prevete faticatore. Come nasce l'idea di questo musical dedicato alla vita del prevete faticatore, cioè di San Vincenzo Romano? Il musical Don Vincenzo Romano, il prevete faticatore, nasce nel 2007 dall'idea di tre giovani di Torre del Greco, Don Aniello Di Luca, fresco sacerdote, novello sacerdote, Gennaro Borriello e Vincenzo Nocerino. Amici a servizio della comunità cittadina, ci ritrovavamo con questo entusiasmo di poter rappresentare in un linguaggio giovanile quello che è tutta l'opera incredibile e la storia di Don Vincenzo Romano. E noi abbiamo cercato, attraverso i canti, i testi, le musiche, di dar vita a quello che è stata un'opera incredibile di Don Vincenzo Romano. Personificare San Vincenzo Romano. Beh, non avendo molti dati storici della figura di questo immenso santo, per me è stato come unire tutti i cuori dei torresi e metterli sul palco. Quindi San Vincenzo Romano è ogni torrese, gioioso, triste, serio, è tutto un insieme di emozioni e metterlo sul palco. E da qui a 15 anni io, insieme agli altri attori, insieme agli altri Vincenzo Romano, abbiamo cercato di dare veramente una figura decisa, giovanile in primis, perché questo è un messaggio giovanile, di questo storico santo torrese, sperando veramente che arrivi ai cuori di tutti, piccoli e grandi. Don Aniello Di Luca, chi era Don Vincenzo Romano, lo prevete faticatore? Don Vincenzo Romano è un grande santo, un grande insegnamento da dare a tutti quanti noi, che è quello di trovare il coraggio, le forze, di ricominciare, di ricostruire dopo che il destino sembra che sia avverso a te, insomma, dopo che sembra che, insomma, la tua vita abbia subito troppe contrarietà. E quindi San Vincenzo Romano in questo può essere un maestro. Lui ha trovato le forze interiori nella fede per ricominciare, per ricostruire la città. Noi magari non abbiamo vissuto un'esperienza come quella delle zone del sole, un disastro naturale, però vediamo intorno a noi le macerie di una civiltà, insomma, di un sistema di valori, diciamo, che è stato quasi del tutto distrutto dal secolarismo, insomma, tutte le correnti attuali.